qua. Ciao Lucio, come stai? Che piacere. Ciao caro Lorenzo, buonasera. Complimenti a tutti i due ospiti che sono stati fantastici, guarda, mi hanno fatto tornare indietro negli anni, meraviglioso. La pallavolo, lo sai che è un mondo di persone valoriali, Lucio. L'hai lasciata, l'hai giocata, l'hai interpretata, poi l'hai un po' lasciata, l'hai ritrovato e vedo che quando parli di pallavolo, guarda che sorriso spontaneo che ti viene lì, Ma eh? certamente, certamente. Io, come sai, l'ho giocata tanti anni fa, prima che nascessero quei ragazzi lì, addirittura prima che nascesse Ciso, quindi ti lascio immaginare. Poi dopodiché, non per dire che sia vecchio, ma per dire che certamente è un personaggio straordinario. Poi cosa è successo? Che me ne sono abbandonata, sono rientrato nella pallavolo e ho trovato gli stessi valori che trovavo prima, no? Le amicizie, le persone, è stato fantastico, guarda, è stata una cosa meravigliosa. E poi ho ritrovato te che sei un amico di vecchia data, quindi, e tutti gli altri che ho rincontrato. È Ecco. stato un piacere, Lucio. Ti faccio subito la domanda che ho anticipato. Il tuo amico Joe Biden? Allora, fermo restando che Joe Biden lo conosco da 40 anni, è una persona magnifica e abbiamo avuto un rapporto sempre con un understatement, nonostante io non lo sia, per un sacco di anni, finché lui era impegnato con Joe Biden, no? Ficò con Obama, quindi quando lui era il secondo era vicepresidente degli Stati Uniti, è evidente che la cosa doveva stare nella, no, un pochino sotto traccia. Dopodiché, quando lui ha deciso, ha detto basta nel 2016, ho fatto 40 anni senatore, ho fatto 8 anni vicepresidente, ho perso due figli purtroppo, fra cui uno era amico mio, e quindi ho perso una moglie, quindi era stato toccato un po' dalla vita e ha detto basta, io la pianto qua. E allora a quel punto ho cominciato a raccontare che io ero amico suo, no? Che ci conoscevamo, che avevamo fatto delle cose insieme. E a Cipiglia, questo qua è diventato presidente degli Stati Uniti, o sta diventando perché non si è ancora capito cosa succederà, no? E quindi è evidente che adesso ormai le cose si sanno, quindi devo cercare è difficile restare nell'understatement, ormai sono andato da tutte le parti, allora l'ho messo addirittura nel mio profilo Facebook, ecco, adesso così. Ti ho visto che siete lì che amichevolmente vi stringete la mano. Allora, parliamo un po' di pallavolo giocata, o meglio di quel poco di pallavolo giocata da te, Lucio, perché si gioca poco. Questo Caronia virus mi è piaciuta la definizione prima di un amico che l'ha scritta, mi piace. Adesso lo chiamerò così. Cioè, si gioca a pizzichi e bocconi, Lucio, un po' si gioca, molto non si gioca. Da presidente cosa ne pensi? Penso che noi, per cominciare, non dobbiamo fermarci, no? Questo nell'interesse dello sport e nell'interesse anche dei nostri ragazzi che ci guardano da lontano, seppure non ci riescono a vedere le partite. Nell'interesse soprattutto dell'esempio che noi possiamo dare a tutti a tutte le società giovanili, a tutto il territorio. Quindi non ci dobbiamo fermare. Purtuttavia è difficile fare un campionato così perché. Ti dico solo questo, ieri, no, ieri che io stavo andando a Trento dopo che i ragazzi erano già arrivati il sabato e ero arrivato ad Desenzano quando mi è arrivata la notifica che c'era un quarto positivo a Trento che la partita non si sarebbe effettuata. È evidente che questo, insomma, è una situazione molto, molto, molto complicata, no? Nella quale la pallavolo non è esente, quindi il fatto di dire giochi chi può, no? Fa sì che, insomma, cerchiamo di fare in modo che si giochi. Dirti che questa è la soluzione migliore, non so, perché adesso mi piacerebbe capire come sono le classifiche. Ieri c'è stata addirittura, l'altro ieri, un ritorno della settima di ritorno fra Modena e Padova, capisci? E questa non farà classifica, però nel frattempo lo fa. Insomma, è un momento difficilissimo, ecco. Allora, ti leggo la classifica specificando oltre ai punti le partite giocate, perché questo è fondamentale, Lucio. Devo dire che raccapezzarsi è molto complesso. Lube 23 punti, 9 partite. Perugia 21, 7. Perugia è stata martoriata molto. Sta risolvendo la situazione, si sta normalizzando, però è stata la prima a doversi fermare quando era imbattuta in vetta alla classifica. Milano 16 punti, 8 partite. Siete terzi. Vibo 16 punti, una partita in più, 9. Modena 15 punti, 8 partite, Piacenza 12 punti, 9 partite. Siete messi bene? Ma per adesso siamo messi bene, ovviamente non dimentico che dobbiamo incontrare ancora Trento, dobbiamo incontrare ancora Perugia e dobbiamo incontrare Piacenza, che è una squadra di tutto rispetto, nonostante abbia avuto un passo falso questa settimana. Quindi io credo che
siamo messi bene perché abbiamo cominciato bene, abbiamo fatto bene, speriamo di proseguire. Come tu sai, io non faccio mai delle follie, cerco di fare delle squadre che abbiano un senso, e come scrive questo Wally Witt, dice orgogliosamente terzi, per adesso sì, mi auguro di arrivarci anche in fondo, poi sarà il campionato, sarà il campo che dirà quali sarà la classifica vera. Ti devo fare una domanda da presidente: come si fa a mantenere il rapporto con il pubblico in questo momento, che è una risorsa importantissima della pallavolo e che tra l'altro, non dimentichiamolo, è quello che poi consente anche di avere il famoso cash flow, cioè i soldini che sono disponibili giornata dopo giornata, vuoi perché si fanno abbonamenti, vuoi perché si vendono i biglietti, vuoi perché si vende un po' di merchandising. Adesso il pubblico è a casa, come si tiene il rapporto con loro? Ah, guarda, per cominciare, se parliamo del cash flow, è zero, perché ovviamente zero presenze e zero incassi. Il rapporto cerchiamo di tenerlo da un punto di vista puramente social, quindi cercando di raccontare come sono le cose. Noi abbiamo offerto a tutti coloro i quali avessero fatto l'abbonamento con noi, prima ancora di questa chiusura che non si sapeva, abbiamo offerto a tutti comunque sia l'abbonamento Eleven Sport, in cui si diceva: guarda, mi potrai seguire se non altro da casa, anche in trasferta, quindi c'è un vantaggio sulle due cose. Studieremo cosa fare per coloro che hanno fatto l'abbonamento per l'anno prossimo, vedremo, cioè, cosa fare l'anno prossimo per quelli che hanno fatto l'abbonamento quest'anno. Il rapporto è meraviglioso, addirittura commovente da parte di queste persone. Tu sai che esiste una squadra che si chiama Old Star, no? L'Old Star. E questi All Star sono tutti i miei vecchi compagni di squadra, e sono tutte quelle persone che hanno anche, io fra l'altro sono fra i più giovani, no? E quindi ti lascio parlare gli altri. È una cosa fantastica, in cui ci troviamo tutti lunedì sera, o si trovano tutti lunedì sera, si trovavano tutti lunedì sera, si faceva una partita che non aveva amicizie, non aveva rapporti, era una partita alla morte, dopodiché si mangiava una pizza e si finiva così. Ecco, questo è stato una cosa meravigliosa, perché tutti questi All Star hanno mantenuto questo rapporto, no? Hanno mantenuto, ed è la cosa che io voglio raccontare ai ragazzi giovani, no? L'augurio che io posso fare a questi ragazzi è di arrivare alla nostra età, io ho 65 anni, arrivare all'età dei miei compagni di squadra ed essere amici come quanto giocavamo quando avevamo 18-20 anni. Quindi questo è l'esempio che noi possiamo dare. Loro hanno sottoscritto tutti l'abbonamento al campionato. Fantastico, no? E quindi questa è una bellissima opportunità. Vedremo adesso come andranno le cose da qui in avanti. Questa è la grande lezione della pallavolo, l'hai sintetizzata in una frase, caro Lucio. Rispondi un po', caro presidente, un giorno possiamo sperare che il nostro sogno tricolore diventi realtà? Beh, insomma, Milano non ha mai vinto lo scudetto nella pallavolo. Neanche quando giocavo, no? Che va bene tutti dire. E quindi credo che noi abbiamo fatto i passi secondo la gamba che avevamo, la lunghezza della nostra gamba. Tu non ti dimenticare che noi abbiamo portato Milano in Serie A qualche anno fa, ma in realtà è solamente da un anno che abbiamo il palazzetto. Abbiamo cominciato a giocarci lo scorso anno, non abbiamo finito la stagione. Io sono molto soddisfatto di quello dello scorso anno, perché tanto per cominciare noi abbiamo fatto delle cose magnifiche. Mi viene in mente che abbiamo giocato qualche anno, no? Cioè qualche partita, dove avevamo 4.000 persone e non c'era la Lube, la Panini, scusa, Modena e gli altri che erano in campo. Giocavamo anche con una squadra, se vogliamo, che in quel momento era ultima in classifica. Quindi è stata molto bella la presenza del pubblico. Abbiamo creato quel concetto che si chiamava Volley for All, no? Del quale sono abbastanza orgoglioso. Chi sono gli All? No? Gli All sono tutti gli invisibili, tutte quelle figure che esistono, ma che non hanno visibilità. Stavo pensando, per esempio, ai ragazzi, quelli che una volta si chiamavano Down, che giocavano le partite prima della nostra. Quei ragazzi, abbiamo fatto il sitting volley, abbiamo fatto delle partite dove ci sono state presenti le ragazze della nazionale sordomute, abbiamo ospitato un sacco, Simone Barlam, un sacco di persone che esistono, fanno sport, ma sono invisibili perché magari non vincono lo scudetto, non fanno quelle cose, nonostante Simone abbia vinto 4 Olimpiadi dei giochi paralimpici, quindi è una cosa straordinaria. Ecco, il concetto vero è questo: noi abbiamo cercato di creare il contorno per prima o poi sperare di provarci,
no? Ai tempi di Mediolanum, Milan e Assistel, qualcuno ci ha provato. Ecco, io giocavo nel Milan, e quando la squadra si chiamava Milan, e peraltro mi seccavo un po' perché io sono interista, e quindi anche questa puttina la metto lì, e anche Casio, la squadra, no? Ci abbiamo provato e non ci siamo riusciti. Poi è arrivato a Mediolanum, nonostante uno squadrone, non ci è riuscita. Poi ci hanno provato altri e non sono riusciti. Chissà che questa volta non sia la volta buona che, no, ci proviamo e prima o poi costruiamo qualche cosa di importante, no? Non mi dispiacerebbe per nulla. Ovviamente, immagino. Per tutti. Caro Lucio, abbiamo ancora qualche minuto perché su Instagram lo spazio è predeterminato, non si può andare oltre. Ti devo fare una domanda sulle Olimpiadi, perché abbiamo detto con Cisolla prima che il presidente del CIO BAC ha incontrato il primo ministro giapponese Yoshide Suga, hanno detto che si giocheranno le Olimpiadi. Però volevo darti due dati, volevo sapere, tu che sei un uomo di mondo, un imprenditore internazionale, cosa ne pensi? Hanno fatto un sondaggio in questi giorni, tale per cui in Giappone il 37,6% è favorevole alle Olimpiadi, il 31,8% vorrebbe rinviarle e il 24,1% vorrebbe proprio cancellarle. Mentre il 60% degli sponsor nazionali non si è ancora impegnato economicamente sulle prossime Olimpiadi. Che pensi? Beh, io penso una cosa, che mi auguro che queste notizie, fra cui alcune sono arrivate oggi, che tracciano la presenza di un vaccino contro il virus, possa permettere di essere un po' più ottimisti sul prossimo anno. Perché sto immaginando una cosa del genere, tu di Olimpiadi ne hai viste diverse, io ne ho viste diverse, a cominciare dalle Olimpiadi del 76, poi dell'80 Mosca e via così, e lì c'è una festa fantastica, no? di migliaia e migliaia di persone che arrivano. E adesso arrivano da 220 paesi diversi, da 200 paesi differenti, e sto immaginando come è facile che lì ci sia la propagazione del virus. E quindi io immagino che se qualcuno è negativo, per esempio quelli che hanno votato contro lì in Giappone, lo siano esclusivamente per un motivo, e il motivo è quello di dire: ma le persone che vengono qui, sarà sicuro in questo momento? Ecco, questo affollamento da 200 nazioni francamente è difficile da controllare. Poi spero che le Olimpiadi, visto quello che rappresentano per lo sport, ma non solo, visto che non le abbiamo inventate i greci quando le facevano migliaia di anni fa, io credo che le Olimpiadi siano una cosa importantissima anche per la cultura nostra sportiva, che poi è una cosa molto importante. Tu sai che una delle affermazioni che io faccio sempre a quei politici quando li incontro, dico: guarda che lo sport non fa bene per essere lo sport e basta, non fa bene perché è lo sport, ma fa bene perché non c'è niente come una squadra sportiva, un'associazione, un campo di calcio, un campo di pallavolo, un campo di basket, che ti presidi quelle periferie disastrate che ogni grande città ha nel mondo. Quindi in questo senso lo sport fa bene, capisci? In questo senso, e la pallavolo in modo particolare, essendo uno sport molto valoriale. Allora, noi speriamo che il vaccino sia efficace, pare essere efficace al 95%, perciò voglio dire, saremo messi abbastanza bene. Spero che le Olimpiadi si disputi e che noi andiamo a vederle insieme, caro Lucio, perché ci divertiremo non poco fra qualche mese. Abbiamo un minuto prima di salutarci, sabato alle 18, Milano-Piacenza, si gioca, speriamo di sì. Ah, io certamente ci provo, ci proviamo. Noi per fortuna siamo a zero casi, perché abbiamo messo i ragazzi in una bolla, e poi perché francamente Milano, che si presta alla movida e a tutto il resto, adesso è tutto chiuso, quindi questi ragazzi la sera finiscono l'allenamento, vanno a casa, chiuso l'argomento, quindi viene anche più facile. Io me lo auguro, perché è una diretta Rai, ne abbiamo bisogno, ne hanno bisogno i ragazzi, è già due partite che non fanno, quindi insomma bisogna che assolutamente noi si scenda in campo e si possa giocare. Grazie Lucio, è stato un vero piacere come sempre parlare con te, non solo di pallavolo, ma insomma di economia, di politica. Sei un uomo di mondo con il quale è un vero piacere dialogare di tutto quanto, non solo di sport. E poi sei uno che ama la pallavolo, e perciò ci capiamo bene. Grazie Lucio, un vero piacere. Grazie caro Lorenzo, grazie mille, buona serata.